Eccomi qua, sono pronto con un altro problema. L'ispirazione mi è venuta ieri vedendo un film in televisione e c'erano i comici Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno fatto una delle loro scenette. Uno doveva raggiungere l'ultimo piano perché c'era una rissa e veniva interrogato dal suo superiore come avresti fatto per arrivare velocemente al posto dove c'era questa rissa. Allora, Aldo, mi sembra quello alto, ha risposto così. Vediamo come ha risposto. Allora lui ha risposto: immagina di dover arrivare velocemente in un appartamento. Eccoci. Allora lui ha risposto che secondo lui la cosa migliore è fare i gradini a 4 a 4, però poi quando arriva in cima gliene avanza uno, e quindi la cosa che gli sembra migliore da fare è ritornare al punto di partenza. Poi torna alla carica, fa i gradini a 5 a 5, ma gliene avanza sempre uno. Torna al punto di partenza, anche facendone 6 alla volta, gliene avanza sempre uno. Allora mi chiedo quanti sono questi benedetti gradini, sapendo che il loro numero varia tra 50 e 100. Provate a calcolare, provate a vedere se nel vostro appartamento c'è una situazione che si può adattare a questo. Ci pensiamo insieme e dopo vediamo di confrontare le nostre risposte. Allora, rileggiamo nuovamente il testo. In una scenetta, uno degli attori deve arrivare velocemente in un appartamento. Fa i gradini a 4 a 4 e gliene avanza uno, a 5 a 5 e gliene avanza uno, a 6 a 6 e gliene avanza uno. Adesso, quindi, devo trovare un numero che diviso per 4, per 5 e per 6 avanza sempre uno. Allora facciamo un trucco. Invece di trovare questo numero, perché le tabelline le conosco, ma insomma, invece di trovare questo numero, cosa potrei fare? Io cerco il numero inferiore a questo. Se questo numero, immaginiamo qui i gradini, no? Faccio velocemente, faccio anche male, vi chiedo scusa, insomma, qua ci sono dei gradini. Per arrivare fin qua, facendo a 4 avanza 1. Facendo a 5 a 5 avanza 1, facendo a 6 a 6 avanza 1, cosa succede se io mi fermo al gradino prima? Quello immediatamente inferiore. Beh, e qua non avanza 1, è un gradino di meno, né facendone a 4 a 4, né facendone a 5 a 5, né facendone a 6 a 6. Quindi questo gradino qui è un multiplo di 4, di 5 e di 6. Allora, se è un multiplo, c'è anche la parola che si fa a scuola, devo cercare il minimo comune multiplo. Minimo comune multiplo tra 4, 5 e 6. Per chi non ha fatto a scuola, beh, devo cercare un numero che sia divisibile, siccome questo è un multiplo, un numero che sia divisibile per 4, per 5 o per 6. Adesso proviamo a vedere. Per 5 e per 6, il più piccolo multiplo diverso da 0 è 30. Ok? 6 nel 30 ci sta 5 volte, 5 nel 30 ci sta 6 volte. Aggiungendo anche il 4 tra i numeri che dobbiamo vagliare, devo alzare a 60. Per chi sa le tecniche e ha fatto a scuola minimo comune multiplo, sa che ci sono le tecniche che spiegano come fare. Comunque il numero da trovare è 60. Quindi se questo gradino era il 60, quello vero, l'ultimo, era il gradino numero 61. Provate con 61, se fate i gradini a 4 a 4 avanza 1, se fate a 5 a 5 avanza 1, se fate a 6 a 6 avanza 1. Dopo, per chi ha voglia di rompersi un po' la testa, o forse ha un po' più di conoscenze, diremo che ci sono tanti numeri che soddisfano questo problema. Anche 121 soddisfa, però non sta in questo settore tra 50 e 100 come richiesto. Anche 161 è un numero che diviso per 4 dà resto 1, diviso 5 dà resto 1, diviso 6 dà resto 1. Per chi vuole forse un po' polemizzare, però ha ragione, diremmo che anche se ci fosse un gradino solo, facendone
4 a 4 quanti passi fai? Non fai neanche un passo, però ti avanza uno. A 5 a 5 non fai neanche un passo, ti avanza uno. E anche a 6 a 6 non fai neanche un passo, però ti avanza uno. Ecco, questo per dire che la matematica, adesso questo, forse questo ultimo caso è un po' difficile per i più piccoletti, però la matematica è sempre un mondo da scoprire e man mano che andiamo avanti possiamo aggiungere risposte a problemi che avevamo già risolto. Comunque, l'abbiamo fatto, la risposta richiesta era 61. Ciao!